quanto sei gasato di spararti quattro bellezze Borgonovo? Molto, molto gasato, ragazzi. Se, quale ti incuriosisce di più? Guarda, sono molto intrippato da questa Crystal, sì, con questa forma esagonale e mi aspetto tanto. Tu, Samu, la tua best quale potrebbe essere? La nostra Monna Lisa, ragazzi. Lisa. Questa è una semiprofessionale, è veramente una bestia, veramente stupenda. Non vedo l'ora di vedere in azione queste quattro batterie prese a giochi per il Cinzago. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Pirotecnica La Torretta. Io sono Samu e qui abbiamo... Io sono Nico, ciao ragazzi. Oggi... Vai Samu, di un po'. In questo video ci spareremo queste quattro belle batterie. Siamo belli carichi ragazzi. Di bestia, eh. Di bestia. Piace quelle... la sostanza. Quando ci sono le batterie... Vai, avviciniamoci a vederle da vicino. Vai, prima vuoi descrivere te? Vado io, abbiamo una Eridano Borgonovo, mi sembra un 25 colpi. E fino alle tabelline ci siamo. Cos'è, un 20 mm questa? 20 mm esattamente, e... poi Borgonovo se la giri scrive tutto, è veramente esatto. Precisissimo. Abbiamo i grammi, tutti, quanti grammi abbiamo qua? 170 grammi netti, beh, non male, classica, vari, sì. Vari assortimenti. Classica da 25 lanci, vedete, guardate anche che figata che Borgonovo vi dice gli effetti. Crisantemi in colori assortiti, argento lampeggiante, time rain con scia. Poi magari non ci capiamo un cazzo, cioè, esatto. Chissà cosa vuol dire, non lo sappiamo, turco puro, però grazie. Esatto, se vuoi fare il figo con gli amici glielo dici. Esatto, gli dici time rain. Vai Samu, vai con la seconda. Grifo, qua la grammatura si alza un pochettino, 180 grammi nonostante sia sempre... una 25 colpi 25 mm. Questa io la ricordo figa e non so perché la grafica a salicetto mi ispira un filo di più. Vero? Vero, vero, eh? Ispira. Sì. E il salice, diciamo, ha sempre quel esatto. Il salice. Quel quid in più. Peonia rossa con scia rossa, aperture oro lampeggiante con scia oro. Chissà che cos'è. Anche qui sempre turco, no? Ora saliamo un po' di livello. Queste qua cosa sono 25 e 25. 25, però iniziano a essere delle belle bimbette queste qua. 243 grammi. Sempre, cosa cos'è? Un 19? 19 colpi, 19 25 colpi. mm. Crystal si chiama. Bellissima e batteria esagonale. Questa diciamo che, come al solito, ormai sapete che io ho la mia preferita, Samu la sua. Io oggi punto tutto su questo. Nei commenti ovviamente poi fateci sapere voi quale avete preferito. Poi le vedremo quando le andiamo a sparare. E io punto tutto sulla Monna Lisa. Questo bel bestione, 25 colpi, 25 mm. La bellezza di 300 grammi di esplosivo netto contenuto. E io vi ricordo ragazzi che Borgonovo calcola il diametro dei tubi interno, tanti importatori, praticamente tutti, lo calcolano esterno, Borgonovo lo calcola interno. Questo significa che questo è un 25 mm per Borgonovo, per un altro importatore sarebbe quasi un 30, e questo è il motivo per cui su un 25 mm Borgonovo a volte avete delle aperture che dite no, vabbè, deve essere 30 mm per forza. Diciamo un 25 bello abbondante. Esattamente, largo di manica. Bene ragazzi. Bene ragazzi, questo è tutto, ci spara? Andiamo a sparare, dai. Vado con l'Eridano, 25 colpi. Come ti è apparsa questa Eridano? Bella, va su alta, belli veramente effetti tanto. E poi quei quattro finali, quei quattro colpetti finali con il crackling. Bello, eh? Bello sì. Bello anche che abbiano salvato un colpo della volata per farla durare di più. 25 colpi è durata qualcosa come 35 secondi, sì, durata sì, veramente sì. Un botto, raga. Bella, è un bel pre, un sì, antipastino. Esattamente, di esattamente. Colpi finali, bello. Per riscaldarsi, devo dire ragazzi, due cose che vi faccio notare. Zero fumo, cioè fumo non pervenuto, zero ricaduta, veramente pulitissime queste batterie Borgonovo.
e aprono veramente un botto. Apre tanto e va su tanto, sì. Sì, apre tanto e va su tanto. Che ai primi colpi sembravano delle pira, star. Sì, ho fatto fatica con il cellulare all'inquadratura, mi sono perso i primi due colpi perché è andata troppo su. Molto carina, dai, andiamo a vedere. Vai, andiamo con la prossima, Grifo. Andiamo con la Grifo. Quanto cacchio era bella questa! Bellissima, questa Grifo, quasi una torta natalizia, mi ha ricordato, sì, qualcosa, sì, per del quel Natale. Flash arancione. Quel flash arancione e le aperture rosse, bellissima. Mamma ragazzi. Mia, io ne voglio una cassa per farci un ventaglio a Capodanno. Questa è tanta roba, ragazzi. Adesso una cassa ce ne danno dentro 16, quindi. Io ti dico, sì, preferito la Grifo, dai, rispetto alla prima, la Grifo è più particolare, una, sì, roba un po' più, sì, diversa, ecco, diciamo. Tanta l'altra roba. Più classica, più... Sì, l'altra è un po' più standard, questa Grifo osano un po' di più. Sì. Tutta le aperture più, sempre più uguale, fighe. Esatto, tutta più uguale questa, sì, qui, ha, sì, tutti, sì, gli stessi effetti. Effetti, sì, sì, sì. L'altra un po' più varia, però questa secondo me ha effetti più particolari. Sì, qua esatto, inseriscono quell'effetto di quel flash arancione, effetto che è un effetto che a me fa semplicemente impazzire. Bellissimo. Bellissimo. Ragazzi, ovviamente nei commenti, già tra queste due diciamo che sono un po' simili, sì, più simili. Qual è la migliore? Qual è la migliore secondo voi? Grifo o Iridano? Grifo mani basse, dai, sì, almeno per me, penso anche per Samu. Senza rifletterci, Grifo. E adesso andiamo con il super contest, Crystal o Mona Lisa? Vado con la Crystal. Questa è la Crystal, ragazzi, molto bella, anche se secondo me forse era un lotto un po' difettato perché c'è stato qualche colpo basso. Sarà miccia, sì, però c'è stato qualcosa di strano, sì, ha difettato qualche colpo, sì, è, esatto, partito un pochino basso, quello della volata finale sicuramente che è stato, esatto, basso, un colpo della volata metà, finale, esatto. Uno della volata finale e uno a metà che è volato un po' basso, secondo me probabilmente abbiamo avuto sfiga noi, questa qua era leggermente, beh, difettata. Comunque dai, comunque non molto male, figa, cioè, ragazzi, botte forti, botte forti, le orecchie lo sente e belle aperture, comunque belle aperture con delle belle cadute e molto persistente, mi, sì, viene a dire, sì, le stelle rimanevano, sì, veramente tanto, accese, sì, sì, vengono giù anche, vedi proprio che vengono giù un po' e sì, tanto sono... accese in aria, veramente tanto. E qualità costruttiva, sì, si vede dai fondi, ragazzi. Veramente tutte e due, ragazzi. Zero, zero bruciato, zero. Quasi zero bruciato, cioè, fondi intatti. Solo la miccia, veramente. Solo il pezzo della miccia e basta. Questa è qualità costruttiva, avere dei fondi perfetto, così intatti, ragazzi, e dei lati così perfetti, esatto. Ottimo. Vai, dai, andiamo con la Mona Lisa? Sì. Vado con la Mona Lisa. E questa, ragazzi, era la Mona Lisa. Qual è la migliore? Ditecelo nei commenti. Ragazzi, io purtroppo ultimamente non ne becco mezza, devo colpa dire. Colpa mia, gioco sporco. Gioco sporco, tu le sai, le conosci meglio sicuramente. Io, sì. Allora, tutte e due bellissime. Sì. Però la Mona Lisa
veramente forse figa. L'effetto un po' così con cos'è, è avere quel salice, l'effetto salice con l'onda colorata, veramente tanta roba. Poi il colore che cambia sempre, poi, tra sì, rosso, verde, blu, rosso, verde, blu col salice con la punta rosso, verde, blu, veramente e spettacolo. La finale. E hai notato la volata in cui mischia tutti A, B, C, esatto, tutti benissimo. E tre i colori. Raga, questa se volete compleanno, feste, qualsiasi cosa, stupire veramente sì. I vostri tanta roba. Festeggiare, i vostri partecipanti, fate veramente un gran colpo con questa Mona Lisa. E la consiglio sì. Veramente, veramente, veramente tanto. Gran figurone, forse magari costa un pochettino di più rispetto ad altre 25 mm, ma a carattere è veramente figa. Io devo dire che l'ho trovata solo a giochi più Ricinzago questa Mona Lisa, ma tornerei a riprenderla perché è veramente figa. Faccio vedere anche qua il fondo, ragazzi, zero combustione sul fondo, sì, ai lati solo in concomitanza della miccia. Tutte perfette, devo dire, tutte esatto. Perfette. Qualità e... costruttiva è questa. Sì. Fateci sapere, ragazzi, nei commenti quale avete preferito, ovviamente se la Mona Lisa o la Crystal, e niente. E se volete sapere dove trovarle, trovate tutto al negozio Giochi Piricinzago. Io lo ricordo, ragazzi, è aperto tutto l'anno. Semplicemente durante l'anno dovete chiamarlo. Gli fate un colpo di telefono e dici: guarda che sto arrivando, vorrei prendere due cose. Pietro vi apre, è gentilissimo, è super preparato e trovate veramente tanto materiale, non solo Borgonovo, perché da Giochi Pirici c'è anche TQS, tutta la linea di Setti, che è veramente top. Setti, ragazzi, Setti siamo su livelli un altro pianeta. Esatto, livelli su. Ma non solo, perché c'è anche qualcosa di allievi. Sotto Capodanno aveva le XXL Thunder, le Pirastar di allievi. So che vuole portare altre linee di altri importatori, quindi un negozio veramente ben fornito, vario. Ben fornito, Michia. Ragazzi, molto 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 fornito. Quindi, molto. Se cercate li trovate, senza sì. problemi. Ragazzi, questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!